Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Eccoci finalmente ad uno dei video tanto richiesti dagli utenti di Studio One, in relazione all'uso e la configurazione di Studio One sui nuovi processori Apple M1. Con l'arrivo dei processori Apple Silicon, la Apple ha intrapreso un nuovo percorso di sviluppo hardware, prima parzialmente precluso dagli accordi decennali intrapresi con Intel negli anni 2000, quando si passò dai processori sviluppati da Motorola e IBM, denominati PowerPC, e che vennero poi successivamente acquistati per le prime Xbox, a quelli Intel con tecnologia x86 più economici e diffusi. Fu un passaggio voluto e dovuto a causa dei costi elevati dei processori RISC, che coincise anche con l'arrivo del nuovissimo sistema operativo OS X. La prima versione di OS X infatti girava sia sui processori PowerPC sia su quelli Intel. Il cambio di architettura è perdurato fino al 2020, quando Apple decise di distaccarsi nuovamente per iniziare a progettare e costruire i propri processori, dopo 15 anni di sviluppo sotto iOS. Sì, esatto, i processori utilizzati per decenni su iPhone e iPad, chiamati e denominati A1, A2, A3 fino all'ultima versione più recente, la 15, e che troviamo all'interno appunto degli iPhone. All'epoca Steve Jobs offrì ad Intel l'opportunità di sviluppo dei SoC, System on a Chip, ossia i processori all-in-one che potessero, nel caso degli iPhone, consumare pochissima energia e performare come un normale processore da tablet. Intel rifiutò l'invito ed Apple iniziò il lunghissimo sviluppo che l'avrebbe poi portata alla realizzazione dei nuovi Apple Silicon. Gli Apple Silicon sono quindi il risultato di anni di sviluppo, ma la sua tecnologia di base è ancora più vecchia. Risale infatti agli anni 80, vedremo questo nel dettaglio in un altro video, ma perché oggi ci occuperemo principalmente di Studio One. Apple Silicon prima versione si chiamava quindi M1 o M1, in grado di gestire contemporaneamente processing, RAM, scheda video e bus esterni. Tutto in un unico chip che raggiunge prestazioni incredibili proprio grazie a questa sua particolare configurazione, ecco perché non è possibile poi aggiornarli. Ma quello che tutti mi hanno chiesto in questi giorni è come si comporta Studio One su questi processori. Studio One è stata la prima DAW in assoluto ad essere stata completamente riprogrammata da zero per poter sfruttare al 100% gli Apple Silicon ed essere quindi compatibile con gli ultimi sistemi operativi come OS X Monterey, che state appunto guardando in questo momento. Chi acquista un Mac M1 e relative versioni successive dovrà capire come si integra con i vecchi software che non sono stati ancora riprogrammati in maniera nativa. Per assecondare il passaggio e alleviare le sofferenze dei vecchi utenti, Apple mette a disposizione un vero e proprio simulatore virtuale x86 chiamato Rosetta, in questo caso Rosetta 2, perché negli anni 2000, come abbiamo già visto, avvenne uno switch e l'introduzione del sistema appunto Rosetta. Rosetta è un modo per far girare le applicazioni scritte per x86 sotto i nuovi Mac M1, ma non essendo queste applicazioni native non sfruttano al 100% le potenzialità degli Apple Silicon che mettono a disposizione. Per cui se ad esempio avessimo Studio One 4 Pro è possibile farlo girare su Mac M1, ma non sarà performante come la versione 5 Pro lanciata in modalità nativa. Lanciando infatti Studio One in modalità Rosetta, tutti i plugin verranno riscansionati. Come dicevamo, Studio One 5 è in doppia configurazione, in gergo si dice Universal Binary, in grado quindi di girare in modalità nativa e in modalità x86 per poter essere compatibile su due macchine completamente diverse, quindi possiamo utilizzarlo sia sui vecchi Mac Intel sia sui nuovi Apple Silicon. Queste due modalità invece possono essere utilizzate entrambe su Apple Silicon. In questo modo possiamo, come vedremo adesso, caricare i nostri vecchi progetti e i nostri vecchi plugin
senza alcun tipo di problema, ma ovviamente essendo in emulazione avremo delle performance più basse rispetto alla stessa Song aperta in modalità nativa. Questa scelta può essere attivata dall'utente al momento del lancio dell'applicazione. Chiudiamo Studio One e vediamo che all'interno della cartella applicazioni troviamo appunto Studio One. Con il comando Command più I apriamo la finestra di informazioni relative all'applicazione e notiamo che avremo un nuovo tipo di flag chiamato Open Using Rosetta. In questo modo possiamo scegliere se lanciare Studio One in modalità nativa o in modalità emulazione Rosetta. Per chi se lo stesse chiedendo, Rosetta non è un tipo di pane venduto a Roma, ma si riferisce ad una stele di pietra contenente la traduzione in tre lingue dello stesso passaggio e che ha permesso negli anni dopo la sua scoperta di poter tradurre i geroglifici egizi. Lanciando appunto Studio One in modalità nativa ed aprendo una vecchia Song creata con un Mac Intel, vedremo che alcuni plugin non verranno letti né in fase di caricamento come in questo caso né durante il caricamento del progetto stesso. Lanciamo infatti Pornocrazia di Vincenzo Incenso, che ho creato sul Mac Intel, il Xeon di cui parleremo dopo, e vediamo già ora che aprendo il mix alcuni plugin non sono stati caricati nonostante siano rimasti all'interno del mixer. Li vediamo in rosso. Questi plugin, ovviamente, cercando di aprirli, ci verrà data risposta che la device non è stata caricata nel progetto, come vediamo. Per ovviare a questo problema, dovremo flaggare l'opzione Open Studio One Using Rosetta e rilanciare da capo Studio One per poterlo farlo riavviare in modalità x86, sempre sotto il nostro processore Apple Silicon. Come vedremo ora, l'applicazione verrà lanciata, tutti i plugin verranno letti e la Song si aprirà senza alcun tipo di problema. Ma questo comporterà comunque una performance più bassa rispetto alla stessa Song aperta in modalità nativa Apple Silicon. Questo per capire che molti che fanno test relativi alle Song spesso non lanciano l'applicazione in maniera nativa e quindi fanno delle comparazioni tra un x86 emulato sotto Apple Silicon e un x86 puro su una macchina esterna. Vediamo infatti adesso che aprendo il mix tutti i plugin sono presenti e perfettamente funzionanti. In modalità Rosetta quindi Studio One rimane compatibile con tutti i plugin che non sono stati riprogrammati in modo nativo e quindi rimane compatibile anche con le vecchie Songs contenente i plugin non nativi. Un sistema ottimale per poter riaprire i vecchi progetti senza perdere delle preziose informazioni. Nella modalità nativa, quindi, Studio One non sarà più in grado di caricare i plugin non nativi, ma solo in versione VST e VST3, compreso il sistema ARA che utilizziamo spesso per Melodyne o Vocaline. In questo momento, mentre sto facendo il video, sto anche testando le nuovissime versioni beta di Melodyne, quindi presto sarà disponibile anche in versione nativa sotto M1. Una eccezione fatta però esiste, ma soltanto per i plugin Audio Unit, che possono continuare a girare sotto Studio One nativo, quindi lanciamolo adesso in modalità nativa per vedere che cosa succede. Quindi abbiamo detto VST2 e VST3 non nativi non possono essere caricati su Studio One lanciato in modalità nativa. Tranne, adesso ho tolto il flag, quindi Studio One partirà in modalità nativa, tranne come vedremo i plugin Audio Unit che invece possono giovare di un trucco emesso a disposizione da Apple. Questo perché Apple stessa ha creato una sorta di wrapper che permette a Logic Audio di utilizzare ancora i plugin non nativi e che torna comodo ovviamente a Studio One per fare la stessa identica cosa. Possiamo quindi utilizzare tutti i nostri vecchi plugin anche sotto Studio One nativo, ma solo in versione Audio Unit. Non aspettiamoci però che i plugin in versione Audio Unit siano ugualmente performanti come quelli appositamente scritti, quindi nativi per Apple Silicon. Ma come performa Studio One nativo? Avevo già testato Studio One in modalità Rosetta sotto le prime versioni di M1 nel 2020 ed ero rimasto sorpreso di vedere un'ottima prestazione. Testandolo ora in modalità nativa sotto M1 Pro,
devo dire di essere ancora più impressionato dalla mole di lavoro che riesce ad eseguire, ma vediamolo nel dettaglio. Rispetto a chi proviene da un processore Intel i7 o i9, di quelli presenti nei MacBook Pro e sui Mac Mini e sugli iMac, il risultato è notevolmente confortante. Anzi, li fa impallidire a livello di prestazioni. Non mi sto riferendo ai benchmarks che spesso vediamo su internet, ma su un confronto diretto, senza vie di mezzo, software contro software, perché chi lavora ha effettivamente bisogno di questo tipo di confronti e non tanto di grafici. Come stress test ho utilizzato non soltanto il mio workflow, come vedremo, standard, ma ho deciso di esagerare nel mio workflow, introducendo plugin più pesanti e stressanti in modo assoluto. Sto parlando di Acoustica Audio, che avete molto spesso visto tra le mie recensioni e che ero comunque limitato ad utilizzare in un certo modo con il mio vecchio Mac e con il mio MacBook i7. Nel risultato, come vedremo, il mio vecchio Mac Pro 2010 12 core Xeon da 3 GHz e 4 è stato completamente spazzato via, mostrandoci di colpo 10 anni di progresso tecnologico, cosa che non si era verificata con gli Intel i7 ottava generazione presente sul mio MacBook Pro del 2019. Come vi dicevo, ho atteso 2 anni prima di fare questo video perché avevo necessità di poter fare un reale switch, ossia avere le stesse applicazioni pronte per il nuovo processore. Non potevo permettermi di fermare il lavoro in attesa che tutto tornasse a funzionare. Alcuni miei colleghi hanno direttamente fatto uno switch su Windows, quindi utilizzando processori AMD super performanti o i9 di ultima generazione. Io purtroppo non riesco proprio ad abituarmi a quel sistema operativo e ho quindi atteso, avendo proprio assaporato l'M1 alla sua prima uscita. Quando installiamo Studio One, ricordiamoci ora che siamo sotto un nuovo tipo di sistema operativo, quindi non soltanto un nuovo processore. Da Catalina in poi sono cambiati radicalmente sia il sistema di formattazione dei dischi, sia l'approccio alla sicurezza del sistema prima che dei dati degli utenti. Una volta installato, infatti, facciamo molta attenzione ad autorizzare Studio One all'accesso alle risorse del sistema. Sotto preferenze di sistema, o System Preferences in inglese, possiamo controllare questo approccio alla sicurezza proprio dalla finestra Security and Privacy, dove spesso dovremo autorizzare qui sotto il lancio degli installer, l'accesso delle applicazioni alle risorse del computer, come ad esempio nella sezione Privacy dovremo fare attenzione che sotto Accessibilità siano presenti le applicazioni che debbano far riferimento ad ogni singola funzione del sistema operativo. Come vediamo, Files and Folders deve dare accesso a Studio One, quindi facciamo attenzione che questa funzione sia flaggata, che ad esempio Screen Recording abbia dato accesso a Camtasia, in questo caso perché sto utilizzando Camtasia per registrare il tutorial, che anche il Full Disk Access sia disponibile per Studio One 5, quindi clicchiamo qui, facciamo Usa Password e accertiamoci che Studio One abbia accesso, qui ci verrà chiesto poi di uscire da Studio One e riaprirlo, quit e reopen, come vedremo verrà rilanciato adesso Studio One. Controlliamo anche che microfono abbia l'accesso di Studio One e camera abbia l'accesso, in questo caso di Camtasia perché stiamo registrando il mio video. Quindi che i software abbiano accesso alle loro risorse, altrimenti non potranno funzionare in alcun modo sotto i nuovi sistemi operativi da Catalina in poi. Discorso diverso per quanto riguarda i plugin di terze parti. Come abbiamo spiegato prima, accertiamoci di avere a disposizione versioni compatibili con Apple Silicon di tutti gli installer dei plugin che stiamo utilizzando e che tutte le software house abbiano già da tempo rilasciato questi aggiornamenti, come ad esempio ha fatto Acoustica Audio, PSP, Plugin Alliance, Soundtoys, Eventide e tanti altri. Li vedremo nel dettaglio in un video dedicato ai plugin di terze parti. Vi ricordo che comunque è possibile utilizzarli in modalità audio unit non nativa dentro Studio One nativo. Ma andiamo a vedere cosa è successo a livello di performance reali sul nostro computer. La stessa song che avete visto, quindi questa pornografia Final Mix, sul vecchio computer, quindi il processore Xeon del 2010, come vediamo Stress Xeon,
raggiunge il 75% dei 12 core, mentre sul MacBook Pro 2019 con i7 raggiunge più o meno le stesse prestazioni. Quindi abbiamo un i7 performante quanto un Xeon di 10 anni fa, nonostante ci siano poi ovviamente dei cambiamenti a livello di cache e accesso alla RAM. Quindi diciamo che effettivamente Intel ha fatto all'epoca dei progressi, ma non così enormemente eclatanti. Passando invece al processore M1 Apple Silicon Pro, vediamo come sotto emulazione Rosetta, quindi in emulazione x86, Studio One riesca a scendere almeno di un terzo, quindi arriviamo al 50% del processore rispetto al 75% e siamo in emulazione, e sempre lo stesso identico progetto in modalità Apple Silicon, quindi in modalità nativa, scende addirittura al 30%, quindi effettivamente è il 50% più performante, anzi un po' di più forse, di un Intel i7 ottava generazione. Questi dati ovviamente non fanno riferimento ad un benchmark, ma sono soltanto fotografie della stessa applicazione che apre la stessa identica song sui diversi sistemi e diverse configurazioni. Quindi posso ritenermi estremamente soddisfatto di aver fatto questo switch e di avere adesso a disposizione un Apple Silicon M1 Pro che riesce a performare al doppio esatto delle prestazioni rispetto ad un Intel i7. Vedremo adesso un altro confronto ancora più estremo, perché in questo momento ho utilizzato un po' tutti i plugin che uso nel mio workflow, ma se inizio ad utilizzare dei plugin estremamente pesanti, il discorso cambia. Mi sto riferendo appunto ai plugin di acustica audio. Vedremo come effettivamente Apple Silicon riesca a gestire enormemente meglio quel tipo di processing rispetto allo stesso processing affidato ai processori x86. Ecco, come vi dicevo, ho aperto una sessione di mastering che contiene appunto, in questo momento siamo al limite, perché sto ovviamente facendo anche la ripresa, quindi il computer sta nello stesso momento registrando anche il tutorial, quindi un buon 10% del processore viene anche preso da Camtasia, che sta registrando il tutorial e l'audio del tutorial. Come vi dicevo, ho aperto la sessione di mastering della stessa song con gli stems, quindi abbiamo 36 tracce, 5 bass e un master, con all'incirca, se non ho contato male, 47-48 audio plugin di acustica audio che stanno lavorando in questo momento su tutti i canali. Ho aperto tra i più pesanti, per cui Gold, che prima riuscivo ad aprirne nel progetto sì e no 4-5, adesso ne ho aperti 36, più tutti gli altri che si trovano sui bus e sul master. Ho veramente esagerato aggiungendo anche Sienna nel listen bus. Infatti, come vediamo, ogni tanto il processore si trova all'80% e ogni tanto va in clip, ma non a causa dei plugin, ma a causa di Camtasia, che come vediamo sopra sta registrando l'audio e che ovviamente consuma un'altra porzione di processore mentre sta andando Studio One. Come vediamo, i core in questo momento stanno lavorando tutti quanti contemporaneamente e quindi abbiamo la certezza che il nostro processore stia lavorando al 98%, quindi l'ho usato praticamente tutto, e nonostante questo la RAM, in questo caso 16 GB, si comporta abbastanza bene. Come vediamo, viene poi suddivisa in memoria compressa, memoria attiva e memoria condivisa, oltre a quella libera. E infatti, come vediamo, Studio One occupa 7-8 dei processori a disposizione, mentre il resto viene occupato da Camtasia, che come vediamo 100%, quindi vuol dire che utilizza uno dei core a disposizione del processore. Quindi Studio One in questo momento non li sta utilizzando tutti e 10, ma soltanto 7-7,5, come vediamo dalla percentuale. Quindi possiamo dire che effettivamente ho esagerato, quindi ho portato all'esasperazione Studio One in questo caso, e non gli sto concedendo neanche tutti i processori a disposizione, e sto utilizzando 47 plugin di acustica audio senza alcun problema. Questo è il vero benchmark che io avevo intenzione di fare, quindi constatare con mano quanto
effettivamente sto spingendo il mio processore Apple Silicon Pro ed è enormemente più vantaggioso dei vecchi Intel. Come abbiamo visto nel progetto misto tra i vari plugin, avevamo un guadagno di circa il 50% come prestazioni, ma caricando dei plugin acustica audio estremamente pesanti, la performance si amplifica a dismisura. Su un Intel riesco sì e no ad aprirne 12-13 di questo tipo, quindi qui siamo ben oltre il 50% delle prestazioni reali che questo tipo di processori mette a disposizione. Gli acustica audio che sto utilizzando sono tutti nativi M1, quindi completamente compatibili con la versione nativa di Studio One. Questo ovviamente cambierà radicalmente i miei prossimi workflow, quindi vedrete i nuovi mix e i nuovi mastering fatti in maniera un po' diversa, quindi ovviamente potrò usufruire dei plugin di acustica audio in maniera più leggera e quindi utilizzarne molti di più ed ampliare ancora di più il mio workflow. Sono in attesa del prossimo processore M1 Ultra, non so quando verranno consegnati da Apple, e quello sarà la mia piattaforma principale di lavoro nei prossimi anni. Al momento sono felice dell'acquisto, so che ovviamente i processori AMD e i processori di nuovissima generazione Intel raggiungono queste prestazioni in maniera molto simile, quindi questo non voleva essere un video di comparazione Mac PC, anzi è un video di comparazione del mio workflow, vedere quanto posso spingermi oltre in questo momento con un computer portatile. Sto utilizzando infatti un Mac Pro M1 del 2022. E questo video serviva anche a me per capire quanto effettivamente siano veritieri i benchmark che leggiamo su internet. Ho visto decine di video in questi giorni relativi alle prestazioni dell'M1 e invece sul piano pratico, come vediamo, cambia radicalmente tutto il rapporto in base a come è stato programmato un tipo di plugin e la DAW rispetto alle prestazioni fatte da Geekbench o da altri applicativi che misurano la velocità di calcolo effettiva del computer. Quindi sul campo i risultati effettivi sono questi qui. Quello che utilizzo sempre in Studio One è la dropout massima, che tengo sempre in elaborazione massima, mentre il buffer size normalmente lo tengo a 256 sample. Raramente scendo, raramente salgo, più o meno mi muovo tra i 128 e i 256 samples, che mi sono più che sufficienti per poter fare mix e mastering sul mio computer. Ovviamente lavorando a 96 kHz queste prestazioni scendono ed è normale che sia così, però comunque rimangono sempre estremamente alte. Il computer non si sta scaldando, vediamo i processori che stanno lavorando al 100% e la ventola non è partita, quindi sono più che soddisfatto di questo acquisto. Ci tengo a dire che questo video non è assolutamente sponsorizzato da Apple, è soltanto una constatazione sul campo di questi nuovi processori e della curiosità appunto relativa alle performance reali che questi processori possono avere in fase lavorativa. Tutto ciò che riguarda poi la compatibilità con l'hardware e con i plugin di terze parti li vedremo in un altro video, perché lì dovremo affrontare un discorso relativo anche alla gestione degli outboard e dell'hardware esterno, perché i nuovi appunto processori e computer della Apple al momento non ospitano PCI e quindi saremo costretti a distribuire esternamente le varie componenti, cosa non difficile come vedremo, ma molto interessante sotto il profilo delle performance. Il mio consiglio è ovviamente di utilizzare Studio One 5, chi ancora non ha fatto lo switch a Studio One e ha acquistato ad esempio un processore Apple Silicon, è l'occasione per poter utilizzare un'applicazione veramente ben scritta per questo genere di processori. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff, non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!